Salve a tutti, benvenuti e bentornati sul Pensiero Non Lineare per una nuova puntata del podcast In Viaggio con la Psicologia. Sono Gennaro Rinaldi, psicoterapeuta, e vi accompagnerò nel nostro affascinante viaggio nel mondo della psiche umana. Questa tappa del nostro viaggio ci porta alla scoperta di una sindrome clinicamente molto affascinante, ma allo stesso tempo molto spiacevole per chi la vive. Pensate infatti a quanto può essere inquietante credere che una persona a voi familiare d'improvviso non sia più realmente riconoscibile. Quel familiare, quell'amico, diventa improvvisamente uno sconosciuto o una persona che improvvisamente ha cambiato la propria fisionomia e quindi non è più riconoscibile. Ma, come per ogni tappa del nostro viaggio, il mio invito è quello di provare a rilassarvi. Quindi mettetevi comodi, fate un bel respiro profondo, chiudete gli occhi e buon viaggio. In questa sindrome, una persona, come ho accennato in precedenza, è convinta che un impostore abbia preso il posto di qualcuno a lui familiare. La sindrome di Capgras fu descritta per la prima volta nel 1923 da un psichiatra francese, Joseph Capgras, che la definì come un'illusione d'esosia, anche se non è propriamente un'illusione, perché la percezione sensoriale dei pazienti affetti da questa sindrome è intatta. Venne poi definita in seguito come una sindrome rara e colorita, nella quale il soggetto ritiene che una persona, solitamente a lui familiare, sia stata rimpiazzata da una copia esatta. Questo errore di identificazione risulta essere di natura delirante e in genere coinvolge una persona con la quale il soggetto ha forti legami emotivi e nei confronti della quale diventano molto riconoscibili elementi di ambivalenza al momento dell'esordio dei propri sintomi. La cosa interessante è che questa sindrome sia stata riconosciuta ed è presente in tutte le culture. Ciò che cambia è il contenuto caratterizzante il delirio. Andrew Sims descrive un paziente in questo modo. Dice: un paziente era convinto che sua madre fosse stata rimpiazzata da una copia proveniente da un mondo parallelo e ciò spiegava gli orribili accadimenti delle ultime settimane. La maggior parte dei pazienti che soffrono di questa sindrome presentano sintomi legati alla schizofrenia e non presentano allucinazioni, ma denotano invece che il falso riconoscimento per quella determinata persona sia legato ad un cambiamento dei sentimenti del paziente per la vittima dei suoi deliri. La relazione affettiva nei confronti della vittima di natura ambivalente era presente già prima dello sviluppo della sindrome di Capgras. Andrew Sims descrive una paziente in questo modo. Così dice in un brano. Una paziente chiede del proprio marito: chi è quel signore che ogni sera conduce i miei familiari a farmi visita? È un impostore. Sta a casa ad aprire tutte le lettere di mio marito. In ogni modo, almeno paga i conti di casa. In effetti, è vero che assomiglia a mio marito. Assai da vicino. Non fosse che un po' più grasso di lui. Quindi, non vi è una falsa percezione, ma una percezione delirante. Tant'è che in questo brano, come nel brano che vi ho letto, la paziente ammette che la replica assomiglia esattamente all'originale, solo che differisce per qualche cosa. Questa sindrome in genere può essere diagnosticata nei pazienti schizofrenici, nei pazienti con disturbi dell'umore, nei pazienti con diagnosi di demenza o con danni cerebrali. Inoltre è stata riscontrata una maggiore prevalenza del disturbo nelle donne, piuttosto che negli uomini. Insomma, è una sindrome davvero strana, particolare e
psicopatologicamente molto interessante, clinicamente molto interessante. Tra l'altro una sindrome molto rara. Così interessante, che curiosità questa, che questa sindrome, addirittura la sindrome di Capgras, è stata menzionata in numerose serie televisive. Ad esempio in alcuni episodi di CSI New York, ad esempio, in alcuni episodi di Criminal Minds, in Law and Order, in Hannibal, in Grey's Anatomy addirittura, e addirittura in alcuni film di fantascienza come L'invasione degli ultracorpi, in cui i pazienti contagiati dal virus alieno sono inizialmente scambiati dallo psichiatra protagonista del film come afflitti proprio da questa sindrome. Poi dopo, in seguito, si scoprirà che in realtà poi realmente sono stati i corpi sono stati sostituiti da entità aliene. E poi in altre serie televisive tipo Profiling, in Scrubs, insomma, è comunque una sindrome così tanto interessante da essere anche presa come protagonista in alcuni set cinematografici oppure di alcune serie televisive molto molto importanti. Bene, anche per oggi la nostra tappa finisce qui, quindi non mi resta che salutarvi ed invitarvi alla prossima tappa. E ricordate, finisce bene quel che comincia male. Grazie ancora per l'ascolto. Alla prossima!